Salve ragazze, buongiornissimo, benvenute, bentrovate, eccoci qua. Siamo come di consueto nel mio messaggio del giorno e ho preparato le mie meravigliose carte. Quest'oggi tutti i tarocchi, eccetto le mie carte verdi di Zaire e le carte oracolari di Helen. Allora, vi faccio brevemente l'elenco. Abbiamo i tarocchi illuminati, i tarocchi romantici, i tarocchi di Dylan Dog, i tarocchi celtici, i tarocchi della sessualità Wicca, i tarocchi di Steampunk e i tarocchi dei Rider White. Allora, ragazze, come state? Spero bene. Io sempre un po' così gocciolante con questo ancora residui, questo caldo infernale non dà tregua. E comunque io spero che voi vi state tanto divertendo, magari al mare, che ne so, in montagna, al lago. Insomma, sapete che io invito sempre a tutti quanti voi che mi seguite di andare, insomma, di godere della bella stagione. Quindi cercate, se potete, il più possibile di stare a contatto con la natura, che rigenera pure tanto sia, diciamo, il fisico e anche ovviamente la nostra diciamo emozionalità, ecco, diciamo così. Allora, ragazze, io ovviamente voglio iniziare subito con ringraziarvi veramente di cuore per come, insomma, seguite il canale, ma soprattutto il messaggio del giorno. Ecco, io mai avrei pensato, pensavo di fare un qualcosa di, diciamo così, di quotidiano, oppure una cosa, insomma, che c'era un appuntamento, diciamo così, magari una volta a settimana, 2 volte a settimana, ma mai pensavo di fare un qualcosa di quotidiano. E invece questo messaggio quotidiano, nonostante sia tutti i giorni, senza nessuna interruzione, ricordo che neanche, oddio, qua sono cadute 2 carte, ragazze, le piglio tutte e due, non me ne ero accorta. Dicevo, non c'è interruzione neanche nelle feste comandate, perché i messaggi non è che vanno, come dire, se vedeva arrivare un messaggio non è perché è Natale e non ve lo facciamo arrivare, è che c'entra. E il messaggio deve arrivare in qualsiasi giorno dell'anno. È per quello che io, oddio, non esce una carta, non lo interrompo mai. Ovviamente, ragazze, ovviamente, io non ho nessuna, diciamo, colpa, chiamiamola colpa, tra virgolette, dell'argomento che viene fuori. E l'argomento, viene fuori, come vedete, dalla scelta delle carte. Quindi, insomma, probabilmente dalle energie che ruotano intorno a questi messaggi del giorno, le persone che si collegano tutti i giorni. Evidentemente, se vengono fuori determinati temi è soltanto, diciamo, a causa delle vostre energie e, insomma, di quelle più prevalenti, no? Che hanno il sopravvento. E detto questo, io vedo molto molto nel web che comunque girano sempre un po' gli stessi argomenti, perché, ragazze, è inutile, insomma, che ci nascondiamo dietro a un dito. È normale che le persone che, insomma, piacevolmente ci seguono sono persone che hanno comunque qualche problematica nei sentimenti, perché certo, se fossero tutti felici e contenti non starebbero a chiedere: lui mi ama, lui mi pensa, lui torna, mi ha tradito, che è l'altra, questo e quell'altro. Quindi è ovvio che poi, no, perché mi si viene anche a volte accusata che io sono, insomma, faccio tutte le mie estese, sono tutte sui ritorni. Ma non è che tutte le mie stese sono sui ritorni. Probabilmente qua sono uscite 3 carte, le prendiamo tutte e tre, ma sì, crepi l'avarizia. È che evidentemente l'energia collettiva di chi segue gli interattivi è quella. Insomma, anche le altre mie colleghe vedono che comunque, vedo che comunque le domande ruotano tutte più o meno sulle stesse domande, insomma, perché, insomma, è quello che ha più interesse, no? È quello che vi interessa a voi. Se io faccio un interattivo dove andrò in vacanza, penso che nessuno se lo va a vedere, no? Allora, ragazze, ovviamente sempre un interattivo, esce questa carta e la prendiamo. È
sempre un interattivo, mi raccomando, prendetelo con cautela, fermo restante che insomma qualcosa vi deve arrivare. Poi toc 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 toc, andiamo a vedere con le carte verdi di Zaira l'indicazione. Per coloro che vogliono avere un consulto personale con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, ok? Poi vi voglio anche, diciamo così, ricordare che un like gratifica il mio lavoro e per chi non è iscritto, se si vuole iscrivere, contribuisce al, come dire, al sostegno naturale del canale. Quindi poi se attivate la campanella, siete sicuri di non perdere, nessuno insomma, dei miei interattivi, quindi sarete, diciamo, ci sarà la notifica e sarete avvisati e non vi perdete nulla. Allora ragazze, bando alle ciance, vediamo l'indicazione di oggi. Ho sbagliato tanto con te. Quindi qua abbiamo una persona che ammette di aver sbagliato con noi. Che bella soddisfazione, ragazze. Allora, la mia mamma giudicare il partner, donna che consiglia rapporto madre-figlio. Quindi qua probabilmente voi questa cosa già gliel'avete detta e lui lo sa. Perché infatti vi vedo un po', come dire, no? Come se voi l'avete giudicato come una donna che comunque che consiglia, ma non una donna che giudica per cattiveria, proprio come la mamma, no? Come un rapporto, vedete, di madre e figlio. Quindi un vostro giudizio, un vostro criticare o un vostro, come dire, suggerire era solo per il suo bene. Però evidentemente questa persona magari l'ha capito in ritardo, visto che dice che ho sbagliato tanto con te. Andiamo a vedere, vediamo che le carte che sono uscite. Abbiamo un 6 di bastoni, quindi qua vedete, poi dice, ma perché tu parli di ritorno? Ma se mi viene di primo acchito la carta dei ritorni, delle vittorie, del venire verso una situazione come un vincitore, ma io che ci posso fare, ragazze? Allora, vabbè. Qua viene la carta del sole, bella, l'ora della verità, come cantava una bella canzone di un indimenticato cantante dei Camaleonti che io ho anche conosciuto e che veramente riposi in pace, Tonino. Allora, qui andiamo a vedere, è uscito il 10 di bastoni e il 6 di spade. Carta centrale è la quercia. Allora, poi abbiamo la carta del mondo, quindi mondo, abbiamo il sole, ragazze, le carte sono belle. Abbiamo qui la regina di denari, molto bella in questa rappresentazione. Poi qua le carte che sono uscite in ordine sono cavaliere di coppe, 9 di spade e cavaliere di spade, quindi escono due cavalieri e poi esce il 9 di spade, ok? Allora ragazze, che cosa c'è qua? Beh, intanto l'indicazione già l'ha detto, ho sbagliato tanto con te. E infatti centrale qua mi viene questa carta della quercia, però vedete capovolta. Vedete, è capovolta, perché queste carte hanno un significato al dritto e capovolto. Quindi io le rigiro in modo da. Allora, qui che cosa ci dice questa carta? Ci parla di sprechi più che altro, di crediti, di qualcosa che ci si aspettava e poi non abbiamo avuto, oppure di qualcosa in cui noi abbiamo speso e poi non abbiamo ricavato granché, o ancora di qualcosa che abbiamo dato e non abbiamo più riavuto indietro. Quindi qua potrebbe parlare questa carta anche di noie legali, eh? Allora, ragazze, qui abbiamo 2-6, uno di bastoni, uno di spade, in mezzo al sole e in più ci abbiamo i 10 di bastoni. Quindi qua c'è stata una situazione pesante, molto pesante, con questa persona probabilmente che sta dicendo ho sbagliato tanto con te. Poi che sia un maschio, sia una femmina, a secondo di chi siete voi dall'altra parte, sapete come funziona. Quindi questa persona che dice ho sbagliato con te, qua
c'è stata una situazione di pesantezza. Questa persona in un primo momento si è allontanata in acque più tranquille, verso altri mari, verso altri orizzonti. Probabilmente vi avrà fatto anche soffrire, perché qua vediamo una persona che si sveglia durante la notte, che non dorme bene, non riposa bene, che ha tutti questi pensieri che lo accavallano. Quindi qua potrebbe esserci stato un inganno, una delusione, un sospetto di qualcosa, una mancanza comunque di fiducia. Quindi questa persona si è comportato, infatti, come il cavaliere di spade ci insegna, come un fanfarone, avventuriero, una persona comunque che può creare ostilità, collere, opposizioni, ci ha portato questo stato d'animo e noi siamo caduti nel mood del 10 di bastone. Abbiamo cominciato a sentire questa pesantezza e anche nel mood di questa carta della 58 della quercia. Ci abbiamo incominciato a pensare che ci siamo proprio sprecati, attivati per chi non ci ha poi apprezzato. Qua parliamo, voi siete una regina di denari, ovviamente, ripeto, se siete maschetti sarete un re di denari, insomma, girate. La regina di denari è un segno di terra, quindi Capricorno, Vergine, Toro, portarne l'ascendente. Ma qua quello che conta non è il segno, lo dico sempre, ma è l'energia di questa regina. Una donna indipendente, una donna bella, ricca, vedete come è descritta meravigliosamente in queste carte, questi nuovi tarocchi steampunk, molto molto belle. E qua viene proprio una donna di classe, elegante, un po', vedete, anche un po' snob, se vogliamo, no? Viene descritta qui. Una donna che è consapevole del suo fascino, del suo potere, della sua indipendenza, non ha bisogno di nessuno. Ora, questa persona ha capito che ha tanto sbagliato con voi. E che cosa vuole fare? Ma guarda un po', dice, ma che vuole fare? Quest'uomo vuole venire, o questa donna vuole venire verso di voi con questa coppa. Abbiamo il nostro cavaliere di coppe. Che cosa significa il cavaliere di coppe? Beh, tante cose. In particolare in questa stesa ci attacca molto il fatto che è un grande seduttore, che è una persona che si entusiasma molto per amore, che ha una vitalità molto, diciamo, possente, che è un seduttore, e ci parla anche della ripresa di un amore con più slancio e più entusiasmo di prima. Quindi comunque ci parla anche di un grande amore. Ora noi abbiamo poi la carta del mondo e la carta del sole. Beh, col sole lui ha capito questa verità, cioè che voi siete una donna che lui vuole in questo momento riavere, perché vedete il mondo, che in questo particolare mazzo dei tarocchi, vedete che cosa esprime? Una coppia, quindi l'unione, l'anima ritrovata, il successo in una relazione. Guardate com'è bella questi due che si incontrano e si baciano totalmente nudi. Quindi lui ha capito questa cosa con l'ora della verità. Vedete, l'amore chiaro. Il mazzo dei tarot, romantic tarot, il sole significa anche questo. Quindi questa persona si è messa nel suo meraviglioso cavallo, magari sarà una 500, e sta venendo tutto bello in pompa magna da voi, magari in maniera anche un po', diciamo, saccente, da, diamoci questo, a questo 6 di bastoni, in maniera un po' magari egoica, perché comunque lui viene proprio in pompa magna, però sta avvenendo e vuole nuovamente sedurvi. Adesso io non so come andrà a finire questa storia, perché questo lo sapete solo voi o chi appartiene questo messaggio, e come vorrà farlo finire. Però ragazze e ragazzi, a me qua mi viene fuori questo. Quindi questo era il messaggio del giorno per voi. Quindi io non do la certezza che questa persona e voi ritornate insieme, vi do la certezza, cioè la certezza si fa per dire, la stessa parla di una persona
del vostro passato che ha sbagliato tanto con voi e che sta per ritornare per chiedervi probabilmente scusa e per risedurvi, per volervi nuovamente in questo modo, vedete, così, va bene? Quindi ragazze, questo era il messaggio di oggi, io vi aspetto tutti nei commenti, mi raccomando il like, mi raccomando le iscrizioni, mi raccomando anche di attivare la campanella, così io la mattina, fosse pure alle 6 di mattina, che non succede che la Zaira si sveglia alle 6 per fare il messaggio, però all'incirca i miei orari sono tra le 8 e le 9, quindi la mattina quando io posto il messaggio vi arriva subito la notifica, così non ve lo perdete, e poi tutti gli altri miei diciamo interattivi. Ragazze, buona giornata, buon tutto, a domani dalla vostra Zaira, ciao!